mezze maniche con speck e verdure. Quante pentole utilizzi per fare un primo piatto? Con Magic Cooker ne basta una. Guarda come si fa. Versa un giro d'olio in pentola o padella a bordo alto. Aggiungi speck, cipolla e tutte le verdure tagliate a tocchetti regolari. Copri con Magic Cooker e fai rosolare 2-3 minuti a fiamma viva. Regola di sale e pepe, poi unisci la pasta e l'acqua. La proporzione è 200 ml d'acqua ogni 100 g di pasta. Dai una bella girata, copri con Magic Cooker e porta a bollore a fiamma viva. Raggiunta l'ebollizione, quando esce il vapore dai fori, abbassa la fiamma al minimo e cuoci per 5 minuti senza toccarla. Dopo 5 minuti, quindi più o meno a metà cottura, gira la pasta, ricopri con Magic Cooker e cuoci sempre a fiamma bassa per altri 5. Ovviamente fai sempre riferimento ai tempi riportati sulla confezione della pasta. Ora spegni la fiamma e lascia 3 minuti in autocottura con Magic Cooker. Terminata l'autocottura, manteca con olio e basilico e la pasta è pronta. Visto com'è facile con Magic Cooker?